Potrebbe essere utile per i ristoratori che fa un grande uso di pesce crudo, rende informati i propri clienti attraverso una comunicazione all'interno del ristorante stesso, però non esiste un bollino blu del pesce crudo. Diciamo che magari una frase sul menù con scritto qualcosa del tipo per garantirvi un prodotto di alta qualità, utilizziamo le più moderne tecnologie del freddo rapido, per esempio. Si può anche scrivere anche per essere sicuri sul piano legale, in questo esercizio il pesce crudo viene trattato ai sensi del regolamento, cioè 85 del 2004, per essere proprio precisi. Poi è chiaro, se il consumatore, il cliente chiede informazioni, bisogna essere in grado di fornirle, però ecco, non c'è una caratterizzazione specifica. Quindi in ogni caso non è assolutamente una cosa da nascondere, anzi è una cosa da dire chiaramente, perché vi rende merito a chi è ristoratore, che state facendo qualcosa di estremamente utile per il vostro avventore e per il cliente informato. Prego. Se viene scritto questo che ho detto adesso, cioè il pesce è stato trattato con i sensi del regolamento, si può evitare di mettere... Da quello che mi risulta, l'asterisco, io spesso lo dico anche quando sono fuori a mangiare da qualche parte, l'asterisco è stato abolito credo nel 92, ci furono due decreti legislativi, il 109 e il 110 del 92, uno parlava del mondo della gelateria e pasticceria. Allora diciamo che non è stato il problema, non è tanto il fatto che ci sia una norma di legge, ma qualora venisse un controllo e voi non aveste nel menù segnalato i prodotti congelati, potreste venire accusati di frode nel commercio, ex articolo 515 codice penale. Ecco perché c'è tutto questo discorso, perché la giurisprudenza è i giudici hanno deciso e hanno poi portato a legge a livello legislativo questo tipo di... Però è sufficiente una frase in fondo al menù, oppure o l'asterisco, oppure appunto se si tratta il pesce in questa maniera basta scrivere, è sufficiente scrivere il pesce è stato trattato in questa maniera, perché si dà per scontato che il trattamento effettuato con questa modalità vuol dire congelato. Ripeto, questa informativa è anche utile per i consumatori. Io che vado nei ristoranti giapponesi e mi piace il sushi, ci faccio caso se all'interno del ristorante c'è un cartello di questo tipo, perché il consumatore informato, il cliente informato che sa che cosa vuol dire l'abbattimento, che sa che cosa vuol dire mangiare un pesce crudo a rischio, si interessa, e siccome l'informazione si sta espandendo, sono stati anche servizi in televisione, per esempio delle Iene, sull'argomento, vi dico che adesso è molto più difficile che il consumatore arrivi sprovveduto e non sappia che cosa chiedere. Volevo dire una cosa inoltre, che noi come FIPE abbiamo predisposto ovviamente un manuale di corretta prassi operativa, e all'interno del manuale di corretta prassi operativa c'è anche questa indicazione, ovvero nel proprio manuale deve essere indicato questo punto critico di controllo, ovvero se ci troviamo di fronte a un pesce crudo va individuata la giusta procedura per poter evitare qualsiasi rischio. E non solo, consigliamo di mettere nel menù oppure all'interno del locale questo tipo di dicitura, proprio per evitare qualsiasi tipo di problema, sia nei confronti del consumatore sia nei confronti dell'autorità di controllo. Sì. Allora, se posso, visto che sono 21 anni che giro le ASL per farmi dare le loro idee, una volta, tanto per fare solo un po' di cronostoria, l'abbattimento di temperatura sul mercato è apparso ai primissimi anni 90. All'epoca era totalmente sconosciuto perché era un macchinario nuovo e molti enti locali vedevano non tanto di buon occhio
questa tecnologia, per fortuna quei tempi sono passati, ma insomma, mi sono fatto un po' di anni ad andare a trovare le varie ASL per raccontare che cos'erano questi abbattitori di temperatura, perché ci si rifaceva semplicemente al fatto che è proibito congelare col freezer, quindi è proibito congelare, no, è proibito congelare col freezer, se congelo con un abbattitore di temperatura è permesso. Ora, al di là del pesce, che poi la legislazione sulla disaglia si è uscita molto di recente rispetto a questi anni di cui vi sto parlando, piano piano si è cominciato a far capire che il prodotto così trattato era migliore del prodotto fresco in tanti casi. E quindi diventava possibile per il ristoratore non solo comperarsi il suo gelato da fornitori esterni, ma anche produrre un congelato per uso interno di laboratorio da farsi con tecnologie adeguate. Allora, questa cosa dell'asterisco che risale a tanti anni fa, io appunto ricordo in uno degli incontri fatti, mi ricordo a Mantova col professore dell'ospedale di Mantova, che era poi quello che faceva i corsi da CACP, mi disse che questo decreto legislativo del 109 e 110, adesso 109. Mi pare che sia, perché uno parlava della gelateria e l'altra eccezione della pasticceria fredda, e l'altro diceva che non era più necessario indicare ogni singolo alimento, ma bastava portarlo in fondo alla pagina, anche perché voi potete avere un menù dove oggi i miei tortelli sono gelati e domani no, non è che posso ristampare tutti i giorni. Per cui era sufficiente una frase. È chiaro che la frase può riportare gli estremi della legge come ci raccontava l'avvocato poco fa, ma se la mettete anche in maniera positiva nei confronti dei vostri clienti, facendoli capire che non è che lo fate così, ma lo fate per garantirgli, per dargli un prodotto più fresco, più sano e più buono, beh, caspita, il titolo ha carattere più vitale. Perché veramente state facendo qualcosa per garantire il vostro cliente. E addirittura dovremmo arrivare ad un livello dove se il cliente non legge quella frase, dice allora io da te non mangio, vado dall'altro. Perché l'altro mi garantisce, tu no. Ecco, io credo che sia necessario andare in questa direzione. Quindi, siccome conosco molti ristoratori che hanno le migliori tecnologie, ma magari non lo raccontano in sala, raccontato in sala. I clienti che vengono dovrebbero essere informati che voi siete dei veri professionisti che usate le migliori tecnologie. Certo. O no? Dico, sì, benissimo. Questo vale ovviamente per tutto il territorio nazionale, oramai i problemi non ce ne sono più, tanto più che adesso in qualche caso ci viene caldamente consigliato di utilizzare queste tecnologie. L'importante è che voi non... questo però è un dettaglio, magari se volete possiamo con qualcuno parlarne dopo, l'importante è che non vi trovino il prodotto congelato male o il prodotto che vi avanza che lo congelate per non dargli al cane, cioè, ecco. Quindi è chiaro che poi la professionalità sta sempre davanti a tutto, ma di sicuro se vi trovano dei semilavorati congelati bene, conservati bene, magari coperti con la plastica con scritto anche la data di preparazione, insomma non possono che fare complimenti. Questo indipendentemente rispetto al pesce crudo. Pesce crudo ha un ulteriore occhio di riguardo per le cose che ci siamo dette. Sì, sì. Fermo restando che una volta che il prodotto è decongelato va consumato, può essere decongelato neanche se abbattuto, eccetera, eccetera. Questo è. Certo, assolutamente. Beh, questo non solo per il pesce, ma sapete tutto, che certo. Tutti i cibi, tutti gli alimenti, una volta decongelati, dovete o servirli subito oppure eliminarli. O darli alla suocera, come si dice in qualche caso, ma no, adesso fate gli scherzi, va consumato nell'arco della giornata lavorativa. Quindi è importante che siate in grado di prepararvi la mise en place il giorno prima, tirando fuori.